Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook e oggi siamo per l'occasione al Forte Bramafam in vicino Bardonecchia e abbiamo una guida di eccezione che ci farà vedere un po' i segreti di questo museo. Buongiorno a tutti, sono un luogotenente dell'esercito, mi chiamo Enrico Galletti, gestisco da 26 anni il Museo d'Artiglieria di Torino, ma oggi siamo presso quella che può essere considerata la sede staccata, che è il Museo di Forte Bramafam. In quest'angolo particolare possiamo iniziare a narrare una storia interessante. Abbiamo una data. 13 dicembre 1903, per la prima volta, l'uomo realizza il suo sogno, che è quello di volare. Su una assolata spiaggia americana vicino a Kitty Hawk, un paio di costruttori di biciclette realizzano quella che è la prima vera macchina volante. Passeranno neanche una quindicina d'anni che la nuova invenzione si ritroverà impiegata in guerra, prima per l'osservazione di quelli che sono i tiri dell'artiglieria, in quanto l'artiglieria ha imparato a sparare più lontano e bisogna vedere dove cadono i colpi, poi si cerca di impedire all'avversario di vedere a sua volta dove cadono i suoi tiri, quindi gli aerei iniziano a combattere tra di loro, ma nello stesso tempo iniziano anche a portare un'offesa dall'aria, cioè portare quindi delle bombe. Come possono essere osteggiati da terra? Chiaramente con l'arma in dotazione, qualora volino relativamente bassi, poi con dei pezzi d'artiglieria dedicati. Ma pezzo molto importante, che possiamo vedere nella collezione, un aerofono. Questa specie di serie di imbuti erano collegati ha un sistema che passava il suono. Il più delle volte l'operatore era un diversamente vedente, cioè un cieco, perché la parte uditiva era decisamente più affinata e quindi permetteva di cogliere un rumore in movimento attraverso l'etere. Sappiamo che di lì a poche decine d'anni dopo verrà inventato quello che è il radar, quindi un sistema che permetteva anche di capire la distanza e la velocità con cui arrivava l'offesa dalla parte aerea. Quello che vediamo poi in pratica a corollario attorno a questo sistema di rilevazione sono una serie di armi, da quelle più leggere a quelle più pesanti, quindi vediamo dei cannoni con un'elevata velocità iniziale, il cui proiettile poteva cogliere il bersaglio in movimento, e vediamo anche una serie di armi a tiro rapido. Questa in particolare è una flak tedesca da 20 mm, la munizione 20x138 mm è una munizione che verrà utilizzata sia in funzione controcarro che in funzione antiaerea. Questa in particolare è un cannoncino monocanna, ma esisteva anche la versione quadrinata, cioè letteralmente quattro canne poste dietro uno scudo. Nella parte in fondo vediamo molto interessanti, prima guerra mondiale, un pezzo da 75 che veniva montato sul pianale di un autocarro, quindi in pratica un autocannone, e nella parte laterale vediamo una breda da 30 mm. È molto interessante notare che il progettista di quest'arma era lo stesso che aveva progettato anche la breda 37 da 8 mm. Quindi quando si è trattato di costruire un'arma non si è fatto nient'altro che prendere un pantografo, carta carbone e un progetto che comunque era valido è stato portato a essere in ogni caso utile anche per un'arma di calibro più grosso. Ma passiamo a quello che secondo me è un pezzo veramente interessante che io non avevo mai visto, ovvero questo qui. Lo Skoda da 75 mm è un altro di quei pezzi che ha già una parte elettromeccanica per il sistema di puntamento. I calibri che vengono individuati nella Seconda Guerra Mondiale per impiego ottimale antiaereo sono tra i 70 e i 90 mm. Celebre sempre il pezzo, quello da 88 mm tedesco, che riusciva comunque a prendere un bersaglio in quota fino a quasi 10 km. Lo Skoda è da 75, deriva da un sistema d'arma che era stato studiato per impiego terrestre, con un affusto che ha la possibilità di andare in elevazione
fino quasi a 80 gradi e di girare su 360 gradi. La forma dell'affusto stesso ci dice il pezzo d'artiglieria e l'impiego che può avere. Quando vediamo in generale un affusto a croce con un'alta possibilità di elevazione, sappiamo che stiamo parlando sempre di armi antiaeree. Quando vediamo un affusto letteralmente basso e scudato, sappiamo che stiamo parlando di armi contro carro. In particolare l'Italia farà un pezzo, che è il pezzo da 90-53, che è superiore anche all'88 tedesco. La Marina avrà un pezzo molto simile, che è il pezzo da 100-47, anche questo è addirittura un pezzo multiimpiego, perché poteva essere usato sia in ruolo antinave che in ruolo antiaereo. Quando si parla di artiglieria contraerea, istintivamente si cerca di pensare, o viene naturale pensare, ai film dove in genere si vedono queste grandi formazioni di bombardieri e questi cannoni a terra che sparano e queste nuvolette di fumo che iniziano a colpire gli aerei tutto intorno. Ma non era così semplice colpire un bersaglio in movimento a un'altezza così importante con un cannone, quindi un'arma che spara una granata veloce, ma non velocissima. Ci voleva uno studio dietro, non era così semplice. E adesso il luogotenente Galletti ci spiegherà come funziona quell'oggetto che è la chiave di questo procedimento. Allora, molto semplicemente, la parte che vediamo è solo uno degli elementi che compongono la centralina di tiro. Siamo all'inizio degli anni 50, parliamo di elettromeccanica perché l'elettronica sta nascendo in questo periodo, quindi abbiamo dei dispositivi elettrici che fanno muovere dei sistemi meccanici per darci una sorta di rilevamento, ossia queste piccole centraline erano asservite a una centralina più grande, asservita a sua volta a un gruppo di continuità che produceva la corrente elettrica per farle funzionare. Se io emettevo parte dei dati rilevati dei velivoli in avvicinamento, loro calcolavano in pratica l'anticipo con cui i cannoni dovevano sparare. Se io sparo un bersaglio fisso, non devo fare nient'altro che traguardarlo e cercare di coglierlo. Se io sparo un bersaglio in movimento, soprattutto un aeroplano, e gli aeroplani sappiamo che sono decisamente veloci, dovrò sparare con un anticipo tale che il colpo arrivi nella zona che verrà poi occupata dal velivolo al momento dell'arrivo del colpo, perché se miro direttamente al velivolo in volo, chiaramente lui arriverà nella zona dove era precedentemente il velivolo, che nel frattempo chiaramente si è spostato. Queste centraline avevano la capacità di inserire da appositi operatori tutti i dati di velocità, di quota, i dati meteorologici e di dare un approssimarsi dello scoppio della granata, perché attenzione, come spiegava prima il nostro amico, queste famose nuvolette non miravano a cogliere il velivolo, cercavano di arrivare il più possibile vicino per colpirlo con l'esplosione vera e propria, cioè una sorta di pallettoni per cercare di danneggiare il velivolo in questione. Ora, noi dobbiamo tenere presente che se l'autocannone della prima guerra aveva semplicemente un quadrante meccanico, i velivoli della prima guerra mondiale viaggiano e operano a velocità tra i 150 e i 200 km all'ora. Nella seconda guerra mondiale noi ci avviciniamo con velivoli che all'inizio della guerra volano a 400 km all'ora, alla fine arriveranno a toccare quasi 700 km all'ora, quelli con sistema propulsivo motoelica, ma ci saranno già i primi reattori che si avvicineranno agli 800-900 km all'ora. Quindi è chiaro che avremo la necessità di stimare il punto di arrivo della granata per permettere di cogliere il velivolo e quindi di danneggiarlo per il suo abbattimento. Questa in pratica è quello a cui servono queste centraline di tiro. Quando si parla del proiettile dell'artiglieria, sparato l'artiglieria, si tende a pensarlo come un oggetto, tra virgolette, ignorante, poco raffinato, poco ricercato, una sorta di palla di cannone, in termini napoleonici, diciamo. Mentre invece il moderno proiettile d'artiglieria, quindi parliamo della seconda metà dell'Ottocento in poi,
è qualcosa di molto più raffinato, che vale la pena analizzare nel dettaglio. Allora, molto semplicemente, dalla nascita dell'artiglieria, ciò che, come ci stava spiegando il nostro amico, era poco più che una sfera, prima in pietra, poi in metallo, che colpiva una distanza relativamente vicina, dal 600 inizia ad essere una sorta di carrozza, cioè comincia a portare al suo interno quello che è una capacità distruttiva maggiore, che è appunto l'esplosivo. Le prime spolette innescavano la carica esplosiva semplicemente accendendola con una sorta di miccia. Arriviamo poi a quello che è la seconda metà dell'Ottocento, quindi dal 1870, quando l'artiglieria inizia a sparare molto più lontano, ma inizia anche a specializzarsi, in cui dobbiamo spiegare, capire, far fare il lavoro al proietto, ossia deve lavorare all'impatto, quindi ci andrà un sistema che accenda l'esplosivo al momento che tocca, oppure deve lavorare in differita perché deve massimizzare quella che in pratica è la sua efficacia, quindi dovrà scoppiare prima di arrivare sul terreno. Ecco che, come abbiamo visto dalle immagini precedentemente di quelle che sono le sezioni delle varie spolette, viene messo un graduatore che dà un ritardo temporale a quella che è l'accensione della carica stessa, sfruttando quelli che sono i dati di distanza, quindi di traiettoria, per massimizzarne l'effetto terminale su quello che in pratica è l'obiettivo. Abbiamo poi tutta una serie di spolette, nel senso, a seconda dell'impiego, per cui noi che cosa abbiamo? Proiettili che escono ad altissima velocità per cercare di frangere le corazze dei mezzi corazzati. In questo caso non avremo dell'esplosivo, ma avremo dei penetratori fatti in un materiale molto duro che, lanciati ad alta velocità, permetteranno quindi di penetrarlo. Oppure, come nel caso dell'impiego antiaereo, in cui io non devo colpire materialmente il velivolo in volo, ma devo portarlo ad esploderci vicino, avremo in pratica un ritardo temporale che porterà a creare un muro di esplosioni e quindi di materiale incandescente che colga l'ondata dei velivoli in arrivo cercando di abbatterli. Lo stesso motivo io lo posso avere per saturare delle superfici coperte da personale militare, quindi non devo farlo esplodere all'impatto, ma dovrà esplodere praticamente sulla verticale delle teste per massimizzare al massimo quello che è la sua efficacia. Ecco, questo infatti è una cosa che si tende sempre a non si fa fatica a concepire, il fatto che la bomba dell'artiglieria, la granata dell'artiglieria, non debba spesso e volentieri colpire l'obiettivo, o meglio, debba farlo solo in determinati casi, come hai detto tu, una corazza o un'imbarcazione, mentre invece quando si doveva colpire una formazione di fanteria o qualsiasi cosa, un bersaglio umano, diciamo, chiamiamolo così, la granata doveva esplodere prima dell'obiettivo, quindi non doveva colpirlo, anche perché facendo così, se esplodeva l'obiettivo, disperdeva gran parte della sua energia. Parte dell'energia veniva assorbita dal terreno. Tenete presente che attualmente noi abbiamo, grazie anche all'impiego dell'elettronica, proiettili che possono essere autoguidati, cioè sparati come un proiettile, ma hanno un lettore delle superfici di governo che su un raggio laser possono arrivare a colpire con precisione proprio centimetrica il bersaglio stesso. Oppure, come nel caso dei mezzi corazzati, abbiamo dei proiettili che scoppiano sulla verticale del carro perché la parte superiore del carro è più vulnerabile rispetto alla parte frontale. Quindi a seconda dell'impiego si utilizzerà un tipo di spoletta per attivare la carica. Molto bene ragazzi, ringraziamo nuovamente il luogotenente Galletti per questa esaustiva e interessantissima spiegazione che ci ha fornito riguardante appunto l'argomento dell'artiglieria italiana. A questo punto non ci resta che intanto ringraziarvi per l'attenzione e per averci guardato.
Vi avvisiamo che usciranno altri video su questo argomento. Ringraziamo, oltre al luogotenente Galletti, anche il Forte Bramafam nella persona di Pier Giorgio Corino, che è il curatore del museo, e vi diamo appuntamento ai prossimi video sul forte che abbiamo fatto qui, che abbiamo registrato oggi. Video che ovviamente troverete sempre sul nostro canale, quindi invitiamo tutti a mettere il like al canale, like alla pagina, e se volete veniteci a trovare sul nostro canale di Telegram, del quale trovate il link d'accesso nella descrizione di questo video. Ricordiamo, mi raccomando, se vi aggiungete presentatevi immediatamente, altrimenti i moderatori del gruppo Telegram vi cancellano. Detto questo, ragazzi, vi diamo appuntamento ai prossimi video direttamente da questo bellissimo forte. Grazie a tutti.